Buongiorno, sono tornata. Come state? Tutto a posto? Io tutto bene. Sono tornata quindi con un nuovo video. Mi faceva piacere tornare. Diciamo che ho avuto all'inizio, dopo le ferie, che sono tornata a lavorare, avevo tante cose da fare, da sbrigare, non sono riuscita. Poi è successo quello che è successo purtroppo nella mia città, a Genova, e non me la sentivo assolutamente di fare video, ovviamente. E quindi vi ringrazio, ecco. Colgo l'occasione per ringraziarvi perché ho ricevuto centinaia, non esagero, centinaia e centinaia di messaggi da parte vostra, quindi un bacio enorme, vi ringrazio per l'affetto che mi avete veramente dimostrato, la vicinanza, il supporto, e vi ringrazio tanto. Penso di aver risposto a tutte, di non essermi dimenticata di nessuno, nel caso chiedo scusa, e grazie davvero tanto, tanto, tanto. Purtroppo diciamo che vabbè, sappiamo che ci sono state tante vittime, che questa cosa non doveva accadere e la cosa poi ancora forse peggiore è che io e mio marito ce l'abbiamo proprio qua di fronte, quel che resta del ponte e quindi volenti o nolenti purtroppo ce l'abbiamo sotto agli occhi costantemente. Quindi neanche uscendo fuori sul terrazzo, ma proprio qui dal soggiorno, lo sto vedendo proprio in questo preciso istante, ce l'ho proprio vicino, non solo nella zona dove è accaduto, perché sono sulle alture, però lo vedo purtroppo tutti i giorni ed è veramente un dolore che si rinnova. Comunque, parliamo invece di cose frivole, che ce n'è bisogno. Allora, preferiti del periodo un po' a caso, vi parlo un po' di tante cose. Partiamo però dal beauty, perché di quello so parlare, diciamo, almeno ci provo. Allora, corpo, una crema che mi è piaciuta tanto è questa di Clarins, che faceva parte di un kit che avevo preso tempo fa ed è una Moisture Rich Body Lotion con burro di karité. Quindi uno pensa, sì, è un po' pesante da utilizzare d'estate. Sì, è vero, però sapete che io invece l'ho utilizzato con estremo piacere e soddisfazione. Mi ha lasciato la pelle morbida, idratata e liscissima per giorni, cioè se non l'andavo a applicare ogni volta che facevo la doccia, rimaneva comunque idratata e morbidissima. Quindi questo è veramente un prodotto fantastico. Quindi, Clarins, non so se questa è una taglia deluxe o una taglia in vendita, sono 100 ml. Poi contorno occhi, ve ne ho già parlato sicuramente quando l'acquistai ed è una crema contorno occhi che se devo sceglierne una che nell'immediato, proprio durante la stesura, l'utilizzo, mi cambia completamente, completamente, vabbè insomma, comunque io poi esagero sempre, però insomma perché mi entusiasmo, la zona del contorno occhi, nel senso che minimizza veramente i segni di espressione, le piccole rughette, giorno dopo giorno, ma comunque anche proprio alla prima, insomma ogni volta che la stendete, ogni volta che la stendo, è questa di Kiehl's ed è la rosa artica Eye, giusto? Sì? Cioè, questa è fantastica, costicchia, ora non mi ricordo il prezzo, ma sui 40. Non me lo ricordo, l'ho presa credo a maggio, mi sembra di sì, cioè, guardate quanta ne ho utilizzata, tantissima, ne basta veramente una minima quantità, è quasi un balsamo, un po', come posso dire, poi però una volta che la stendete, è un po' pesante sembra almeno, ma quando la andate poi a stendere, cioè si fonde con la pelle, vi cambia il contorno occhi, favolosa. Adoro veramente. Poi ho terminato, lo vedrete nei prodotti terminati, ma non di adesso che pubblico nei prossimi giorni perché quelli sono di maggio, giugno e luglio. Invece questi, gli altri, diciamo, autoabbronzanti che ho terminato, li ho terminati ai primi d'agosto. E perché sto utilizzando per cercare di fissare l'abbronzatura, di farla un po' durare un po' più a lungo, ma più di tanto non è che ci riesco. Utilizzo varie strategie, magari ne posso parlare, tra cui applicare l'autoabbronzante. Ho terminato quelli lì che vi farò vedere poi più avanti, ma sicuramente un prodotto che è recente, nel senso che l'ho comprato, mi è arrivato da qualche giorno, sarà no, forse un po' di più di qualche giorno, una settimana, non me lo ricordo neanche più, pensate un po', è la crema autoabbronzante di La Vera. Ho detto, ma sì, quasi quasi la provo. È ovviamente un prodotto bio, sono 50 ml, costa sui 9 euro circa.
Io in realtà l'ho presa su Amazon, ma la trovate da Natura Sì. È che nei miei Natura Sì non l'ho trovata né in uno né nell'altro. Mi sono incavolata, ho detto va bene, sai che c'è? La ordino su Amazon. E devo dire che mi piace tantissimo, per quanto l'ho utilizzata. Ecco, diciamo che ne manca, vedo che ne manca fino a qua, quindi insomma ancora poco. Mi piace tanto, tra l'altro non ha neanche un, non ha odore, non, di solito spesso magari gli auto abbronzanti. E insomma mi piace tanto ed ha un colorito proprio carino, carino, senza essere esagerato. Ovviamente adesso sono anche truccata, però insomma mi sta piacendo. Ma semmai ve ne parlerò più avanti. Una maschera overnight è una della, una, sì, non campione, insomma sono, non trovo le ammelle. Comunque vabbè, questa me l'ha regalata la Manu, sempre lei, Manuela Rodriguez. Ciao tesoro, bentornata, so che sei tornata a casa e faceva parte del kit Moisture Surge. Allora, io adoro Clinique e adoro la linea Moisture Surge, ho diverse creme di questa linea che adoro. Questa è una overnight favolosa, la utilizzo la sera come se fosse una crema, vado a dormire e al mattino ho una pelle morbida, idratata, fantastica, veramente ottima, ottima, ottima. Quindi grazie Manu per avermela fatta scoprire. Poi ho usato mille mila serie, di cui insomma, anche tanti li ho terminati, ma sicuramente uno dei preferitissimi, anche da quanto l'ho utilizzato, è questo di Vichy. Sto parlando del Mineral 8.9, booster quotidiano, insomma rimpolpante, idratante, acido ialuronico e assolutamente consigliatissimo. Questo come tanti altri, insomma a base di acido ialuronico, perché ovviamente idratano in profondità la pelle, soprattutto d'estate che magari viene esposta a lungo al sole. E quindi questa ve la consiglio assolutamente, costa sui 24 euro in farmacia. Poi un prodotto che ho utilizzato, che ho riscoperto, l'avevo comprato l'anno scorso a Miami, di Tarte, è la linea Rainforest of the Sea. Cos'è? È un booster di idratazione con ingredienti marini, diciamo una cosa del genere. L'ho utilizzato tantissimo, rinfresca, idrata in un modo eccezionale. Ho terminato tante acque termali, acque rinfrescanti, anche queste le vedrete nel video dei terminati. Ne ho finiti, forse ve l'ho già detto su Instagram, in 3 mesi 90, 70 viso 20, no, ma non sono normale, me ne rendo conto, ma avendone tanti aperti, ne ho finiti magari, non lo so, 50, che ne mancava tanto così, ovvio che li termino. Sono devastata dalle punture di zanzara. Va bene. Passiamo al, no, non è vero, non passiamo ancora al make-up perché vi devo parlare assolutamente di Kiehl's. Kiehl's sapete che la amo tanto come azienda e questo è un prodotto che ho utilizzato tantissimo quest'estate, è talmente leggero che mi sa che sta finendo. Sono 50 ml Glow Formula Skin Hydrator. Quindi cos'è? È una crema idratante, non ha fattore protettivo, quindi ve lo dico perché non ce l'ha, però cosa fa? Illumina la pelle, la idrata, la illumina. E le dona anche un colorino fantastico, tanto che io lo utilizzavo a volte da sola, cioè nel senso non mi truccavo e mi dicevano: ma che bella pelle che hai, cosa hai messo? Niente, ho messo il mio skin, il Glow Formula Skin Hydrator, ottimo. Passiamo al make-up, direi che sì, ho finito il beauty make-up. Questo di Delidea lo utilizzo solo d'estate perché è impossibile utilizzarlo altrimenti, però vi faccio vedere il colore. Questa è una BB Cream Blemish Balm illuminante con il dattero del deserto, quindi per le pelli mature è un po' pesante, ve lo dico. Il colore, non so se lo intravedete, è parecchio scuretto, quindi per forza lo devo utilizzare d'estate. Tanto l'ho utilizzato parecchio, sono quasi, insomma, circa metà. No, non è vero, un po' di più di metà. Comunque, il colore è questo. Cioè, non si può utilizzare in inverno, in autunno, in primavera, no, solo d'estate quando si è abbronzate, quindi assolutamente. A me è piaciuto, idrata, perché ovviamente cioè, è un prodotto specifico per le pelli magari un po' più mature, però devo dire che a me è piaciuto tanto e quindi insomma, più di tanto non è pesante. Sto facendo un macello e adesso meno male che mi sono portata la salviettina perché metto troppo prodotto e poi viene fuori un caos. Va bene, poi correttore, una scoperta fantastica. Ne ha parlato spesso Elsa, non so se la seguite, quella ragazza adorabile,
Like a Candy Shop, ed è il foto, aspettate, non ci vedo più, Photo Focus di Wet n Wild, il concealer. Io ho scelto una tonalità medium, eccolo qua, Wet n Wild, e l'ho presa alla Upim, sì, alla Upim, e costa 3,90, cioè fantastico. Io ho preso una tonalità che mi possa andare bene ora, poi andrò ovviamente a prenderne un'altra. E fantastico, si fonde con la pelle, corregge, minimizza, non va nelle pieghette, cioè favoloso, favoloso. Mascara dell'estate, assolutamente questo di Essence, che ormai ahimè sta terminando, l'Instant Volume Boost, tanto vabbè costa poco, però non posso più vivere senza. Allora, questo è un mascara, vedere dallo scovolino dice vabbè sì, non fa niente. Allora, vi moltiplica le ciglia, non avete ciglia? Ve le ritrovate. Fa delle ciglia pazzesche, anche a chi non le ha. Poi, vi ho parlato su Instagram, in una storia di questa terra, ho detto terra, in realtà è una polvere compatta abbronzante, la numero 1, Champagne con SPF 6, che io spesso utilizzo da sola. Oggi ad esempio l'ho messa, sì, stavo pensando, sì, è questa qui. A vederla sembra scura, poi in realtà non lo è più di tanto. Poi va sfumata, veramente un prodotto carino, carino, carino. Avevo preso, mi sembra, da Maria Noma, tanto tempo fa, l'avevo pagata tipo 6 euro in offerta. Comunque, ottima. E la stendo con questo che avete visto nella foto su Instagram, è il MAC 187, due fibre grande. Oppure ho riesumato questo di Elf, vi ricordate Elf? Stipple Brush. E più piccolo, mi piace sempre utilizzarli entrambi, quindi insomma a volte li alterno. Come blush ne ho utilizzati non tantissimi, sono sincera, ma questo di Tarte li batte tutti. Questo l'ho preso sempre in viaggio di nozze l'anno scorso, mi sembra Miami, Natural Beauty si chiama, sì, direi proprio di sì, ed è fantastico. Non lasciatevi spaventare dal colore, perché poi in realtà insomma, si sfuma, si è pigmentatissimo, però. E l'ho applicato oggi, ad esempio, con il duo fibre, questo qui più piccolo di Real Techniques. E carino, carino. E sulle labbra, invece, spesso ho utilizzato questo di Sephora, che ho anche oggi. Non so se non ne sento parlare di questi rossettini, ma forse piacciono solo a me. Vai a vedere. Ed è questo. Sono cremosi, però si fissano. Ed è questo bellissimo rosso, mi piace un sacco e l'ho utilizzato tanto, tra l'altro, sì. Poi, parlando di cibo, vi voglio parlare di SoShape. Allora, io ho rifiutato tutti questi mesi tante collaborazioni, tanti insomma invii, ecco così, per provare, insomma, i famosi, adesso non farò nomi, ma avete capito quali sono i due più famosi di cui si sente parlare tutti i giorni su Instagram. Ho sempre rifiutato, anche perché vabbè, ti chiedono di fare delle cose assurde, ma secondo me. Invece, quando mi hanno scritto, tra l'altro, dov'è che ero? In Portogallo, ero appena arrivata a Lisbona, mi è arrivata la mail di SoShape, che viene da un'azienda francese, e ho accettato assolutamente. E ho fatto bene. Allora, praticamente è un trattamento che mi permette di utilizzare questi, sono questi, queste bustine, potete scegliere i gusti e li utilizzate al mattino come colazione e alla sera come cena. Io sono stata contentissima perché ci sono sia dolci che salati, vi dico la verità, sono sincera. Io quelli salati non li avrei mai potuti bere, non lo so. C'erano, sì, c'era tipo pasta al pesto, non lo so. Comunque, io, ognuno ha i propri gusti. Io penso di non averli potuti mai bere. Ecco, questo ovviamente non viene utilizzato, però è all'interno quando vi arriva. Potete poi scegliere voi la bottiglia e la potete poi utilizzare una volta che finite tutto il trattamento, che vi permetterà un po' di ovviamente di dimagrire, anche se poco magari, però insomma, tiene a bada magari quei chiletti in più. E questo lo potete poi utilizzare mettendo l'acqua qui, la frutta qui e fare l'acqua
aromatizzata alla frutta. Allora, io ho scelto dei gusti dolci e ho fatto benissimo, perché, e soprattutto ho fatto bene a farla in questa stagione, farla. In realtà cioè, mi hanno contattato in questa stagione, però probabilmente in altre stagioni non sarei riuscita a utilizzarla. Allora, io cosa ho scelto? Ho scelto il programma, quello da 14 giorni. Questo è il cookies and cream, sono in polvere, si mette quindi l'acqua da frigo, bella fresca, e poi si mette la bustina e sono buonissimi, vi dico la verità, sono davvero buoni. Poi cosa ho scelto? Stracciatella, ho scelto secondo me i gusti migliori, e vanilla e white chocolate, poi vi lascio ovviamente tutto scritto nell'info box, tutte le info, perché queste ovviamente contengono proteine, cioè sono dei sostitutivi, no? Del pasto. Cappuccino, chocolate ve l'ho già detto e basta, direi che vi ho fatti vedere tutti i cookie and cream. Questi sono i 5 gusti che ho scelto io, potete scegliere, ce ne sono tantissimi, vi lascio poi scritto tutto qua sotto così non mi sbaglio. Poi, passando invece all'abbigliamento, vi voglio assolutamente consigliare di andare da Tezenis, se ci sono ancora in saldo, queste canotte carinissime. Io ho preso due varianti a 4,95 euro, che hanno questi volant e sono davvero carini. Io ho scelto la M come taglia ed è perfetta, quindi insomma sì, la M va benissimo per me. Sono davvero belli, esatto, di questi c'erano anche i pantaloncini, ma non li ho presi. E poi ho scelto questa variante rossa con i quadrettini, non so se vedete, aspettate, sì. È davvero carina, tra l'altro l'ho abbinata anche ai miei orecchini a quadrettini rossi e bianchi che avevo. Mi piace tantissimo, veste bene, è anche 100% cotone, lo dico perché io spesso ci faccio caso. Passando invece alla casa. Magari poi a settembre vorrò introdurre l'argomento più magari nel dettaglio per quanto riguarda la casa. Vi voglio parlare di due prodotti con i quali mi sono trovata benissimo. Allora, questo in cucina ed è il sapone pH Bio che trovate da Lidl al lime, è antiodore e è fantastico. Tanto è un boccettone enorme, ha un prezzo veramente esiguo. 100% bio, privo quindi di parabeni, eccetera, eccetera, ma soprattutto è veramente ottimo, quindi quando cucinate, quando avete le mani sporche di pesce, faccio per dire, ma anche di qualsiasi altra cosa, io lo utilizzo parecchio, è certificato AIAP e sono come parecchio pesante, come al solito non vedo mai niente, comunque è grande, ma vi giuro non ci sono scritti, ah, un po' più piccoli, no, 500 ml, ah sì, pagato tipo 3 euro, 4, cioè pochissimo comunque. E li trovate da Lidl e forse anche da Ecom. Un altro prodotto che sto terminando è il famosissimo Chantecler, ma questa è la versione Eco Bio, quindi è Chantecler Verde, sì, sgrassatore. Ve li faccio vedere un po' più da vicino, magari perché così. Allora, non ha nulla di diverso da quello non bio, diciamo. Quindi, sinceramente, io vi consiglio di comprare questo se anche voi magari preferite utilizzare. Ovviamente io utilizzo anche prodotti non bio anche per la casa, però magari ho visto che adesso ci sono tanti prodotti, soprattutto anche da Tigotà, ma non solo, e quindi mi piace magari piano piano utilizzarli per vedere se posso sostituirli ai miei preferiti non bio, diciamo. Questo quindi è l'eco detergente ipoallergenico profumato con oli essenziali e 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili, che secondo me, insomma, bisogna anche un po' pensarci. E quindi insomma, questo lo sto per terminare e funziona alla grande, alla grande. Ultima cosa di cui vi voglio parlare è questo che mi è stato inviato dalla Lalab. Sapete che spesso mi faccio inviare tramite Octoly, scelgo, si possono scegliere le varie cose, tra cui anche spesso le foto, perché mi piace tanto avere sempre magari qualche foto. E queste sono quelle che ho fatto stampare, questa tra l'altro è bellissima come scatola. Quelle del viaggio di nozze, che anche se sono poche, comunque le ho fatte stampare, soprattutto quelle di Miami, ad esempio questa. L'avrete sicuramente vista su Instagram perché l'avevo postate e quindi insomma è stato un viaggio indimenticabile, il viaggio di nozze, quindi qualche foto, Miami, San Francisco e New York, ma guardate che cieli, vabbè.
un cielo stupendo. Vabbè, insomma, qui ce ne sono tante anche di New York, adesso non le trovo più, però insomma, così rimane il ricordo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere un po' le vostre impressioni. Un bacio, ciao!